C'è una squadra di atleti speciali che sono campioni d'Italia. Stiamo parlando dei Delfini Blu che sono tornati a Palermo dopo aver vinto lo scudetto di pallanuoto a Grottaglie. E noi siamo venuti qua in piscina, la piscina olimpionica, per celebrare la loro vittoria, ma soprattutto anche per raccontare la loro storia. E allora conosciamo questa squadra speciale che è campione d'Italia. Sono qui, ci hanno atteso, ci hanno aspettato. Ragazzi, intanto complimenti perché siete campioni d'Italia. Quindi intanto un applauso a voi stessi perché ve lo meritate. Parto da te. Allora, che gioia è essere campione d'Italia? Allora, per me essere campione d'Italia è una gioia veramente immensa, è un grande traguardo. Perché veramente noi ci siamo allenati tanto per essere campioni d'Italia, perché è merito degli allenamenti, perché ovviamente la pallanuoto è uno sport molto bello, uno sport di squadra, molto competitivo, è anche uno sport molto difficile, ci sono moltissime regole, ci sono molte cose da imparare. È uno sport di squadra, vedo che hai pure la sciarpa del Palermo Calcio, che gioia è? È una gioia pure questa che come nella pallanuoto è immensa, una cosa che io e i miei compagni non ci saremmo mai aspettati, perché solitamente noi questi lo facciamo sempre con la nostra squadra, che tifiamo il Palermo, però ora essere tifati dai nostri simili è una cosa così immensa che mi porta a vincere le gare di nuoto di domani anche dedicandola a loro, quindi è una gioia immensa mai avuta fino ad ora. Allora ragazzi, lo chiedo anche a voi, essere di una squadra significa anche appartenenza? Beh, questa squadra è una buona squadra in cui siamo competitivi, a volte giochiamo pure bene, ci andiamo benissimo e sono fiero di essere in questa squadra. Cosa hai provato quando ti hanno detto sei campione d'Italia? Intanto ho fatto un gol al torneo di Grottaglie, ai campionati nazionali di pallanuoto a Grottaglie. Quanto sei orgoglioso di essere in questa squadra? Tanto, sono molto orgoglioso. Lo chiedo anche a te, che orgoglio è essere per i Delfini Blu? Ma con i Delfini Blu è orgoglioso che sono stati a Grottaglie, abbiamo vinto. Siamo entrati alla vittoria, forza Delfini, nostri cuori dei Delfini sono sempre amici miei. Allora c'è tanto cuore ragazzi, voi che cosa mi raccontate? Che emozione avete provato? Allora io devo proprio dire che abbiamo provato emozioni proprio di gioia, ecco, tipo già quando abbiamo vinto il torneo a Grottaglie siamo diventati campioni d'Italia di pallanuoto. E su questo devo proprio dire che la pallanuoto è uno sport difficile, ma è anche uno sport di squadra dove ci sono regole che si devono seguire. E noi abbiamo provato davvero emozioni di grande gioia e proprio di tanta emozione che... È gioia, gioia ed emozione. Ecco, però, sì. Però la pallanuoto è anche uno sport di squadra, voi siete anche un gruppo di amici. Sì, certo. Adesso bisogna pensare già alla prossima sfida. Certo, ci stiamo già allenando. Tu invece cosa pensi di questa squadra che stai rappresentando? Per me è una squadra migliore, ci aiuta non soltanto, ringraziamo solamente i coach che ci hanno dato, anche le dottoresse che ci hanno dato questa esperienza di vincere il torneo a Grottaglie e abbiamo raggiunto migliori ottimi risultati, ottimi migliori al nuoto, sia come pallanuoto e spero tanto che ci sarà altre occasioni per vincere il prossimo campionato europeo, speriamo di vincere. Dietro però vedo qualcuno che questa coppa la abbraccia, non riesce a separarti. Eh sì.
cosa hai provato, insomma, cosa provi a tenere questa coppa in mano? Senso di vittoria anche... Vabbè, soprattutto un senso di vittoria personale e anche in questo caso per la squadra. Ci hai dormito come ha fatto Chiellini? Sì, ci ho dormito completamente. Voi siete gli allenatori di questa squadra. Allora, parto da te, insomma, per capire com'è stato allenare questi ragazzi in questi mesi. Allora, è stata un'esperienza meravigliosa, perché comunque uno, già da tanti anni noi alleniamo questi ragazzi, in particolar modo in questi ultimi periodi abbiamo intensificato gli allenamenti per i tornei, per gli eventi che ci sono stati, soprattutto questo campionato italiano che si è svolto a Grottaglie. Queste settimane prima sono state intense, ma piene di soddisfazioni, perché comunque abbiamo visto i ragazzi crescere sotto tanti punti di vista, sotto tanti aspetti, aspetto principalmente insomma tecnico, ma anche il senso di squadra è cresciuto maggiormente, c'è stata una coesione maggiore all'interno del gruppo, e tutti questi fattori ci hanno consentito di arrivare a Grottaglie preparati per poter insomma trionfare. Quindi devo dire che è stata una crescita generale a 360 gradi della squadra. Invece cosa porterete di questa esperienza dal punto di vista tecnico, cioè anche confrontarsi con altre squadre e quindi comunque avere un confronto a livello nazionale? Già questa è stata una prima esperienza molto importante, ci ha dato modo anche di confrontarci con altre squadre, con altre esperienze. È stato sicuramente una prima esperienza molto formativa per noi, dove abbiamo capito le nostre potenzialità. Possiamo ancora fare molto, ci dobbiamo impegnare, però sono estremamente contento dei ragazzi che si impegnano ogni giorno agli allenamenti, vengono, si impegnano, e sono talmente contento di allenare questi ragazzi. Sono bellissime esperienze e bellissime emozioni che abbiamo avuto sia io che a Blasco in questo inizio campionato. Dal punto di vista psicologico, come siete intervenuti anche per creare questa squadra, che prima di tutto è un gruppo? Diciamo che questo è una grande sfida, è un grandissimo risultato, una grande soddisfazione. Noi qui parliamo di una squadra con un funzionamento, di ragazzi con funzionamento autistico, e siamo felici di sdoganare il concetto di autismo dalla preclusione verso tantissime attività, perché questa è la prova che una organizzazione è una preparazione di un contesto, delle strategie di allenamento e di una traiettoria che viene portata avanti con i ragazzi, che può consentire di riuscire in delle discipline che sembrano assolutamente impossibili per determinate situazioni specifiche. Quindi è un grandissimo successo per i ragazzi, perché ha consentito di superare quella metodologia sportiva caratterizzata più dall'individualismo per proiettarla in una dimensione di gruppo e di squadra. A proposito, gruppo, squadra, non è facile affrontare questo argomento in pochi minuti in televisione, però voi avete lavorato per cercare anche di abbattere quelle che sono i muri e certe credenze sull'autismo. Ecco, vorrei capire anche come siete intervenute. Allora, sicuramente è un progetto che vede la commissione di tante competenze e che insieme costituiscono proprio degli ingredienti fondamentali, perché si lavora a 360 gradi. Si è lavorato dapprima sul versante cognitivo, quindi questi ragazzi appunto noi li conosciamo da quando erano molto piccoli, e poi man mano che sono cresciuti chiaramente abbiamo pensato a un progetto completo di crescita, e nello sport si è trovato chiaramente il viatico per consentire loro proprio di realizzarsi da un punto di vista sociale, perché quello che fa lo psicologo chiaramente deve uscire fuori dal setting terapeutico, e quindi attraverso questa esperienza è possibile, diciamo, abbiamo completato il progetto e ne siamo felici. Ma soprattutto la cosa bella è che questa esperienza nuova costituisce un modello di buone prassi e anche un modello per il futuro, perché ci sono già piccoli delfini che sono pronti naturalmente in partenza.
Le chiedo invece, come ultima domanda, dal punto di vista umano e professionale, com'è lavorare con questi ragazzi? Professionale sarà una sfida, umano penso che lasci qualcosa. Allora, è una sfida, come ha detto lei, però è una sfida meravigliosa, perché comunque, dico, è un percorso di crescita che di entrambi, nel senso crescono i ragazzi ma contemporaneamente cresciamo anche noi, perché comunque gioiamo delle loro gioie, delle loro, dei loro successi. Dico, sicuramente non sono solo successi dal punto di vista sportivo, quelli sì, sono dei grandi traguardi e loro hanno avuto delle grandi soddisfazioni, ma secondo me i successi più enormi che loro sono, che loro hanno, sono gli obiettivi, che possono essere piccoli o grandi, ma che raggiungono giorno dopo giorno nei vari ambiti dove sono inseriti tutti i giorni. Quindi parlo nell'amicizia, perché loro sono un gruppo di amici, parlo della famiglia, ma loro vanno a scuola, alcuni di loro sono iscritti all'università, quindi dico, è una crescita che parte dallo sport, ma poi questi successi riescono a generalizzarli in tutti gli ambiti della loro vita.